Cioè, ringrazio la coalizione di centrodestra che ha voluto indicarmi in questa carica. Poi come opposizione vedremo il lavoro che faranno il governo 5 Stelle, che da qualche giorno sta lavorando, e dove ci saranno dei progetti condivisibili, penso che non ci sarà un'opposizione rancorosa oppure che blocca. Penso che per il bene di Campobasso ci si può benissimo confrontare e trovare una serie di intenti per far sì che Campobasso possa avere una marcia in più. Se invece si continuano a non rispettare, se essi dovessero non rispettare le regole e bypassare le commissioni, bypassare l'informazione ai consiglieri e quindi chiudere tutto in una stanza i prossimi 5 anni, vuol dire che ci vedranno i protagonisti all'interno del Consiglio come lo sono stato loro, protagonisti negli anni passati nei gruppi di opposizione. Quindi oggi i 5 Stelle hanno un doppio ruolo, quello di governare perché hanno avuto una maggioranza schiacciante, ma soprattutto quello di voler scegliere se dialogare o no con l'opposizione. Il sindaco Battista e il sindaco Gravina, sua risposta del già sindaco Battista, ha chiesto che un rapporto di lealtà con l'opposizione sia politico che umano. Per chiederlo si deve dare anche il buon esempio e quindi diciamo che dall'inizio questo buon esempio non c'è stato, però speriamo che il rapporto viene sia leale da tutte le parti per il bene della città di Campobasso. Lei forse un po' il grande deluso di questa tornata elettorale. Ha metabolizzato quello che è successo alle amministrative? Come affronterà questi 5 anni ad un'opposizione? Ma grande deluso non direi, di certo uno che ha preso un bel po' di voti può avere qualche amarezza, però oggi Gravina è stato molto ma molto chiaro, anche per chi ancora non lo ha capito. Lui essendo anche soprattutto a una frangia molto vasta di voti del centrodestra che hanno indicato Gravina come sindaco, quindi i delusi oppure coloro che saranno contenti dovranno essere quelle persone che si sono recate alle urne il 9 giugno, hanno scelto una coalizione diversa di quella che c'era il 26 maggio. Hanno scelto 5.000 elettori di cambiare passo, di andare su Gravina e quindi di far governare questa città unica in Italia ai 5 Stelle. Io auguro un buon lavoro a Gravina e alla sua squadra e poi sicuramente vediamo se il deluso dovrà essere con la Giovanni oppure chi ha cercato di convogliare più voti possibili purché non sia nel centro-destra. Grazie. A voi.